Eccoci qua ragazzi, salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo alla Foresta dei Miti e come potete notare stiamo rileggendo la fase dei ricordi dell'albero, ma questa volta notate che gli occhi della ragazza non sono verdi, ma sono azzurri. Quindi questa è un'altra differenza rispetto a prima. Per il resto è tutto identico. Esatto, la parola invidia. Adesso andiamo avanti, la guerriera. Ok, esatto, vago ricordo di una figlia, perfetto. Amici e compagni, con 63 compagni, vedete? Alla prima volta erano 23, adesso sono 63. Perfetto. Perdita. Un drago rosso precipita dai cieli. Quel ricordo è perduto. Esatto. E il resto rimane identico. Esatto. Dei cristalli sparpagliati per terra. Ve l'ho detto, la seconda parte comunque si può rushare, letteralmente. Ci sono piccole differenze che vanno sottolineate, però non sono. Ecco, di che colore è l'invidia perduta? Blu. Perché in questo caso gli occhi erano blu. Ecco, quante persone? Sua figlia e 63 amici. E qui abbiamo praticamente finito. E quindi c'era la piccola differenza degli occhi e del numero di compagni che questa volta era diverso, ma una volta finito, poi successivamente abbiamo ottenuto comunque il frammento dell'albero dei ricordi. Quindi le uniche cose da memorizzare, anche in questo caso, sono soltanto gli occhi della ragazza e il numero dei soldati che accompagnava la guerriera. Detto ciò, ovviamente non c'è la differenza per quanto riguardava il resto, quindi possiamo già dirigerci verso la prossima destinazione. Ve l'ho detto, il capitolo B o comunque il finale B è molto più rapido, molto più veloce perché ci sono tante tante cose diverse, ma che si possono guardare. Ecco, a questo punto, andiamo al cumulo di Cerpame. Esatto, dato che se parliamo con Popola praticamente perderemo la barca e dovremo rifare tutta la parte del traghettatore, eccetera, eccetera. Che anche quella sarà diversa, perché anche quella sarà diversa, ma quella sarà un po' più lunga. Quindi preferisco farla dopo, con una puntata magari a parte o in base a quello che possiamo fare, perché poi ovviamente sarà una cosa diversa, ma per il momento preferisco fare appunto questa cosa un po' più veloce, quindi andare al cumulo di Ciarpame, anche perché il ricordo dei due fratelli sarà diverso e anche l'incontro con il nemico sarà diverso. Quindi sarà interessante vedere queste differenze. Sarà veramente molto interessante. E saranno anche particolari da un certo punto di vista, perché ora che sappiamo che appunto le ombre in realtà sono i buoni e noi fondamentalmente siamo i cattivi. Sarà un po' particolare. Quindi guardiamoci il ricordo e vediamo che cosa c'è di diverso. ここで仕留めておくんだ。
Avete capito? L'ombra che era insieme al robot non la stava controllando. Era il robot che stava proteggendo. E questo invece è il ricordo che noi abbiamo visto la prima volta. お兄ちゃん、やだ、お兄ちゃん、お兄ちゃん。
大きな音を立てると今みたいな侵入者一名。 Vedete, c'è l'ombra che dice: non pensavo mi cercassero, perché sembravano gentili, no? Due fratelli che stanno giocando. Quindi cosa poteva esserci di così strano, di così diverso? Possiamo andare avanti. Ci vediamo quando affronteremo il boss. Vedete? E quando ci viene consegnata l'arma, noi giustamente che già ce l'abbiamo, ma non abbiamo già quest'arma? Queste cose succedono per la seconda volta. E dopodiché continuano praticamente la loro. Una lega di memoria. Ok, ma noi già ce l'abbiamo. Ah no, mi sa che se anche ce l'abbiamo non gliela possiamo dare. Dobbiamo fare necessariamente la missione, mi sa, vero? Anche se già abbiamo la lega di memoria, credo che dobbiamo andarci proprio per una questione di trama. Va bene, e allora vado a prendere la lega di memoria e ci vediamo dopo. クレオのおかげ、私に言葉たくさん知らない世界を教えてくれた。 Cioè, capite quanto è tenera la storia del robot e l'ombra che stavano insieme, che erano diventati amici, un po' come il gigante di ferro, se ci fate caso. È la stessa trama, praticamente. E noi li abbiamo trucidati, senza neanche porci il dubbio. Comunque sì, avevo ragione. Cioè, avendo già la lega di memoria, la cosa che bisogna fare è praticamente entrare nel cumulo di Ciarpame, ma si può poi uscire subito perché avendo già l'oggetto possiamo praticamente andare avanti con la trama. Quindi adesso noi andiamo avanti, consegniamo la lega di memoria e possiamo anche andare avanti, possiamo progredire. Esatto. E qui adesso abbiamo chiuso. Esatto, ci voleva di più. Perfetto, quindi a questo punto possiamo uscire, dato che ci voleva più tempo. Esatto, abbiamo un po' di tempo libero. Perfetto, e adesso possiamo andare da Popola per vedere se abbiamo delle informazioni e se è successo qualche cos'altro. Quindi, let's go. Piccola deviazione, ragazzi, non si è sbloccato il pattern di andare a Frontemare per il tizio con la borsa rossa, ma parlando con Popola veniamo direttamente indirizzati verso il nido prima, per cui sacrificio. Quindi questa è già la parte introduttiva diversa. Capite? Cioè, le ombre stavano vivendo in pace con i replicanti. Una cosa che in teoria non sarebbe neanche dovuta. Non sarebbe neanche dovuta essere possibile. Perché i replicanti sono i contenitori degli esseri umani. Quindi è una cosa che non doveva succedere e non deve in nessun modo accadere, cioè non doveva accadere questa cosa. Eppure
Eppure è successa. Infatti l'abitante del villaggio dice: ma il ragazzo verrà, esterminerà tutti, truciderà tutti, donne, bambini e tutti quelli che sono presenti qua. Quindi loro sono impauriti, ma non tanto per le ombre, ma per noi. Noi siamo il pericolo più grosso. Cioè, è incredibile come tutta la storia sia praticamente evoluta e cambiata nello stesso modo. Tra l'altro, ragazzi, vi ricordo che questo, ve lo dico per correttezza, questo è lo spot dove può essere rilasciato l'uovo d'aquila, che sarà appunto un oggetto che servirà per potenziare gli oggetti fenice, quindi come la lancia, la spada, eccetera, eccetera. Quindi, se volete potenziare al massimo le armi della fenice, non fate la missione sacrificio, o comunque non fate la parte sacrificio, perché il nido verrà completamente distrutto. Quindi non avrete più la possibilità di reperire questi oggetti, ok? È molto importante questa cosa. Parliamo col capo villaggio. Cioè, non è stato il sindaco a scrivere la lettera, ma addirittura è stata una delle ombre a scrivere la lettera per aiutarci. Cioè, guardate fino a che punto gli umani sono stati rappresentati all'interno del gioco. Il sindaco è rimasto chiuso in casa, non ha scritto niente. Noi siamo stati aiutati da quelli. E quelli sono esseri umani che convivono con le ombre. Sono ombre che vivono dentro Replicant, quindi sono delle ombre che hanno posseduto un Replicant, perché vi ricordo che le ombre in realtà non sono gli esseri umani al 100%, sono la forma corrotta dell'essere umano del progetto Gestalt. Quindi non stiamo parlando di veri esseri umani, stiamo parlando di esseri umani corrotti, ma che sono comunque esseri umani. E qui ritorniamo a parlare. Penso di averne sentito parlare. Siete amici di Kainé? Ecco, vedete? Vedete? Si sono esposte. Tra l'altro, notate questa cosa. Loro, guardate, gli esseri umani, cioè i Replicant, vedete, mi attaccano. Cioè, nel senso, mi rivolgono le armi contro e mi attaccano. E questi qua non sono ombre, cioè non sono posseduti. Sono veri Replicant che stanno difendendo le ombre. Cioè, non sono... Vedete? Andava tutto bene prima che arrivaste voi. Andava tutto bene prima che arrivaste voi. E ci sono ovviamente quelli che erano d'accordo e quelli che non erano d'accordo. Quindi quelli che sono rimasti dentro casa erano a sfavore delle ombre che potessero vivere con gli esseri umani, o con i Replicant in questo caso. Mentre gli altri invece no, avevano accettato questa cosa. E Kainé le percepisce ovviamente. Kainé può percepirle le ombre. Quindi sa chi è posseduto e chi no. Quindi è una sorta di comune accordo, no? Incredibile questa cosa. Un risvolto veramente incredibile. Ma
E ora che è morta, l'ombra ha preso il controllo. Volevamo solo vivere la nostra vita in pace. Oh no, mi ha fatto cadere. Mostro posseduto. Questo è un riferimento a Kainé. Siete voi che avete smarrito l'umanità. Siete voi i veri mostri. これではわれらの方が。アイネさん、危ない。殺せ。こいつらを殺すんだ。お願い、やめてください。僕たちをあなた方を魔物から守ろうと。やめてください。お願いです。エミール。脱出だ。カイネ、カイネ、立て、立ってくれ。 おい、いよいよ壊れたか。俺の出番か。それで本当にいいのか、カイネ。やめろ、やめるのだ。俺たちの平和を邪魔するな。お前たちさえいなければ。 Capito? Si comportano come se fossimo noi cattivi. Che è esattamente la verità. Non possiamo dire che non sia così. È così. È la verità. E invece no, non li stanno attaccando. Li stanno aiutando. E qui... tecnicamente la boss fight è praticamente identica. Potrebbero cambiare forse dei dialoghi. Vedi, non so chi è più umano o no, ma diciamo è una cosa molto... Vabbè, molto semplice il combattimento, lo sapete ormai come funziona. State dietro, parriate, contrattaccate. Easy. Ok. Areva. Vedete, sono tutti raggruppati. Dove mi trovo? Chi sono? Dove sono? Il nostro mondo. Vedete, questi sono tutti gli esseri che vivevano qui nel nido. Percepisco qualcosa all'interno della creatura. Beh, ovvio.
tutte le persone praticamente che sono rinchiuse lì dentro. これ式の魔法弾幕ごときで臆するでない。ひるんだら負けだぞ。あの目の中心から魔力を感じるぞ。 Sentite, Emil, quelle sono persone come noi. Qui ovviamente ci sparano. Qui si para, ovviamente. Komono o ikura taoshita tokoro de hontai o taosu koto wa dekinu zo. Come cazzo l'ha preso? Ok, qua andiamo avanti. Imada, yatsu no chūshin ni maryoku wo shūchū saseyo. Non ce la faccio. Si è ripresa. Thank you.
今だ。 奴の中心に魔力を集中させよ。 弱点が裏に集まっておるぞ。高い場所から攻撃せよ。 奴の後ろに回り込むぞ。 やったか。奴は奥に逃げたぞ。少し休んだらそちらに向かいます。分かった。エミール、あまり無理をするな。クソ、あれだけの攻撃でまだ動けるのか。合体した奴の生命力は侮れぬということだ。
分かった。 おい、もうやめろ、エミール。 エミール！ いいな、エミールはおらぬ。 ここにあるは、最強兵器の本能のみ。 Vedete, è stato Tyran a far svegliare Kainé. C'è una cosa, tra l'altro, che si può notare. Il fatto che Tyran non si sia impossessato più volte del corpo di Kainé nonostante lei fosse debole e quindi facilmente corruttibile da quel punto di vista. Ma Tyran non l'ha mai fatto. E qui direi che è rimasto invariato, tranne per quel piccolo dettaglio di Tyran che ha svegliato Kainé. Ma, esatto, questo non c'era. Magia incontrollabile. Devo proteggere le persone che amo. Era il mio unico pensiero mentre scatenavo una magia così potente da distruggere non solo le ombre, ma anche tutti gli altri. Tutti. Così tante vite innocenti. Distruggi. Sventra, schiaccia, uccidi. Questi sono impulsi oscuri che obliterano tutti gli altri pensieri. In qualità di essere creato per diventare un'arma magica, questi sono i miei istinti. O forse sarebbe meglio definirli... Sogno di Emil. Furia. Abbiamo anche Emil adesso. Una sirena risuonò dagli angoli più remoti del laboratorio. Spesse saracinesche metalliche si abbassarono, isolando la stanza con una serie di colpi metallici. Interrompete l'esperimento, numero 6 è fuori controllo, uscite tutti ora, ripeto, uscite tutti... Le parole del ricercatore si interruppero bruscamente quando una mano enorme si materializzò dall'oscurità e lo sollevò da terra. Il ricercatore iniziò a urlare, urlò e urlò, e il suono rimbombava da una parete all'altra, da una parete all'altra del laboratorio, finché la mano lo stritolò, tingendo la stanza di rosso. Il resto dei suoi colleghi guardava in silenzio, le bocche spalancate, incapaci di capire cosa fosse successo. Poi una delle scienziate fece un passo indietro, lanciando un urlo disperato. Quello fu l'errore che attirò su di loro l'attenzione di un mostro terribile. Il suo corpo era un cadavere tumefatto, la sua testa un teschio sghignazzante, ed era enorme, molto più alto di un essere umano. La sua testa ciondolava da un lato all'altro mentre attraversava a carponi la stanza, facendolo somigliare a una terribile bestia affamata. Questa creatura, questa cosa, era l'arma sperimentale numero 6, chiamata anche Halua. No! Oh no, fermati! Aiuto, aiuto! Non voglio morire! Uno a una le urla dei ricercatori si spensero. Se numero 6 comprese le loro suppliche, non prestò loro attenzione. Invece, continuò il massacro e la distruzione con una concentrazione che rasentava l'ossessione. Dopo un'eternità le urla si spensero. Anche la sirena tacque. E solo in quel momento la creatura emise un ruggito che risuonò in ogni angolo del laboratorio insanguinato. Era un suono che malediceva coloro i quali avevano osato portare quell'orrore nel mondo. Ma era anche un grido d'aiuto.
Due paia di passi risuonavano nel corridoio silenzioso del primo livello del laboratorio. Uno apparteneva a un ragazzo, gli occhi bendati e le mani legate. L'altro a un marcigno che indossava un lungo camice bianco. L'uomo trascinava il ragazzo usando una lunga catena attaccata alle manette che gli stringevano i polsi. Il pavimento era cosparso di detriti che rendevano difficile il cammino del ragazzo bendato. Scusi, potrebbe camminare più lentamente. Non sono abituato alla benda e, invece di rallentare, l'uomo accelerò il passo, facendo inciampare il ragazzo che cercava di stargli dietro. Ah, scusi, non riesco a... Taci! Urlò l'uomo strattonando la catena così forte che solchi insanguinati segnarono i polsi del ragazzo. Quell'ennesima umiliazione fu fatale per il giovane, che non riuscì più a stare in equilibrio. Senza poter arrestare la caduta, finì al suolo sbattendo la testa su un cumulo di detriti e un rivolo di sangue si fece strada sul suo viso spaventato. Agonizzante dal dolore, il ragazzo aprì inavvertitamente gli occhi e il sangue sul suo volto emise un crepitio strano prima di trasformarsi in pietrisco bianco. «Chiudi quei maledetti occhi!» urlò l'uomo. «Sì, scusi!» balbettò il ragazzo, chiudendoli di scatto. Non si era accorto di aver perso la benda durante la caduta e strinse gli occhi così forte che dei puntini bianchi riempirono il suo campo visivo. Il ragazzo si chiamava Emil, conosciuto come numero 7. Un'arma magica i cui occhi erano in grado di tramutare in pietra tutto quello che guardava. «Non guardarmi!» urlò l'uomo. «Non osare guardarmi!» «Scusi, non sto guardando! Può passarmi la benda?» Prima che potesse finire, l'uomo schiacciò con lo stivale la testa di Emil contro il pavimento. «Basta, mi sta facendo male!» «Ti ho detto di tenere gli occhi e la bocca chiusi, quindi fallo!» L'uomo sapeva che quel ragazzo, quell'arma, poteva distruggerlo con un solo sguardo, ma sottometterlo così lo faceva sentire sollevato. Mentre il ragazzo tremava di paura, l'uomo raccolse la benda e gliela legò stretta sugli occhi. «Bene, in piedi, dobbiamo muoverci!» Emil si rialzò a fatica, cercando di ignorare il sangue che gli si impiastricciava il viso. Il sangue non importava, il dolore non importava. L'unica cosa importante era finire il lavoro che gli avevano assegnato. Il secondo livello del laboratorio era messo peggio del primo. Il pavimento era cosparso di macerie e rocce, impedendo qualsiasi possibilità di trovare un appiglio sicuro. La visione delle macerie macchiate di rosso fece venire in mente all'uomo dei dolcetti appiccicosi coperti di salsa alle fragole. Il pensiero gli provocò la nausea, ma quando provò a spostare lo sguardo, vide i resti di un corpo smembrato, di cui restava soltanto un ammasso di carne. L'uomo si bloccò atterrito, la sua mente gli si svuotò, per poi cercare di calcolare quante persone fossero state sacrificate per creare quei mucchi di membra, ma ben presto liberò la mente da ogni pensiero, per proteggersi da quella terribile consapevolezza. «Puoi continuare da solo», disse l'uomo con una voce più flebile di quanto avesse voluto. «Voglio dire, cosa importa? Non sei neanche umano, sei un mostro!» Detto questo, l'uomo girò i tacchi e scomparve lungo il corridoio. Inerme, Emil rimase ad ascoltare i passi del suo aguzzino che scomparivano in lontananza. Emil rimase solo, in una stanza che puzzava di morte e sangue. Per un momento valutò se aprire gli occhi, ma il pensiero dell'orrore che lo aspettava lo fece desistere. Invece, rimase immobile ad ascoltare. Alla fine percepì un suono lontano. «È il lamento che ho sentito prima!» Emil riprese a camminare in direzione del suono, quasi come se lo stesse guidando verso casa. Oltre al suono, la forza dei ricordi permise ad Emil di raggiungere il terzo livello. Le sue mani e le sue braccia erano coperte di ferite dovute alle numerose cadute, ma ogni volta che gli veniva di mollare, il pensiero tornava a sua sorella. «Abbiamo studiato insieme, mangiato biscotti insieme, pianto insieme, riso insieme, e qualche volta ero l'unico che veniva sgridato. Ecco perché non mi sentivo mai solo. Grazie a te ho trovato la forza. L'unica ragione di vita di Emil era la sorella». Con quel pensiero in mente il ragazzo proseguì, un lento passo dopo l'altro. Alla fine Emil riuscì a raggiungere una camera sperimentale situata nelle viscere del laboratorio. Il lamento era sempre più vicino. Toccando l'interruttore che controllava la porta, Emil pensò alla sua missione. Numero 6 era la loro arma più forte. Era sua sorella. E lui doveva pietrificarla. La porta si aprì lentamente, rivelando l'immenso ambiente della camera sperimentale. Dopo qualche passo Emil si tosse la benda e aprì lentamente gli occhi. La sorella incombeva su di lui. Non assomigliava affatto alla bambina che conosceva. Quella era una bestia selvaggia che si faceva largo carponi tra i resti sminuzzati dei ricercatori. Quando quell'essere si girò verso di lui, Emil lo stava già osservando. La creatura iniziò a emettere una serie di scricchiolii, segno che il terribile potere del ragazzo stava funzionando. Prima le dita, poi le mani, braccia, gambe, testa. Ben presto la bestia iniziò a tingersi di un grigio spento. Tuttavia, la creatura riuscì a raccogliere abbastanza forze da strisciare lentamente verso Emil.
Con un cupo lamento la bestia si avvicinò lentamente. È preoccupata per me o vuole uccidermi? Emil si sentì pronto ad accettare qualsiasi destino. In fondo quella era sua sorella maggiore, l'unica persona al mondo che amasse veramente. Halua, io... In quel momento numero 6 si bloccò improvvisamente. I due fratelli si osservarono in silenzio. Mi dispiace, Halua. Tutti dicono che sei troppo potente. Dicono che ti devo fermare o diventerai un pericolo per tutti. Mi dispiace tanto. Mentre Emil guardava il corpo della sorella trasformarsi in pietra, numero 6 rimase chiusa in un silenzio profondo. Scusa, 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 scusa. Nel momento in cui la pietrificazione di numero 6 fu completa, i suoi ricordi riempirono la mente di Emil. Lei e il fratello rannicchiati insieme al freddo, soli al mondo, senza nessuno a proteggerli. Lei voleva solo salvare il suo fratellino, e invece era stato lui in un certo senso a salvarla. In quel momento Emil crollò in ginocchio. Una sorella pietrificata e un fratellino dilaniato dal senso di colpa. Soli, in una fredda cella, piangevano lacrime amare. Sono stati i nostri poteri combinati a distruggere il nido. Intere esistenze, vite e ricordi. Li abbiamo rubati. Abbiamo rubato tutto. La mia dolce e gentile sorella trasformata in un mostro. E la stessa cosa accadrà a me, ora che ho il suo potere. Se i miei istinti di arma hanno il sopravvento e mi distruggono, se questo potere fa del male a quelli che amo, io... くれたじゃないか。エミールがいなければ俺たちは死んでたよ。ありがとう。でも僕いいんだ。もう振り向くな。 E qui, anche questa volta, si ottiene il pezzo del sacrificio, ma con il dettaglio della storia di Emil, molto importante per quanto riguarda la lore in generale del gioco. Esatto. E con questo direi che possiamo chiudere anche questa parte della run B. La prossima sarà probabilmente l'ultima addirittura, o non so se ci sarà qualcos'altro nel mezzo, ma sì, ci saranno un paio di robe che si dovranno discutere e vi ricordo anche che dovremo leggere finalmente i documenti del progetto Gestalt. Quindi noi ci becchiamo alla prossima.